Campione numero 13. Allora, stiamo guardando una roccia che sembra fatta da tanti granelli, però ha una peculiarità. Guardate, questi granelli sono tutti classati, sono tutti delle stesse dimensioni e sono tutti allineati a formare degli strati, strati che sono separati da degli interstrati. Ok, questa struttura si chiama struttura stratificata ed è tipica delle rocce sedimentarie. Ora, questa roccia è fatta da grani molto piccoli, grani che noi chiamiamo clasti, che sono frammenti di roccia. Ora, questi clasti hanno un diametro, quindi non parliamo più di minerali accessori e fondamentali come nelle rocce magmatiche. Parliamo di clasti, di frammenti di rocce. Questi clasti hanno una dimensione che va dai 3 mm, cioè è minore di 3 mm, ed è maggiore di un 56esimo di millimetro, cioè è il tipico diametro delle sabbie. Ora, quando una roccia sedimentaria è sciolta, quando i clasti si separano l'uno dall'altro, se ha questo diametro si parla di arenaria. Quando invece subisce la diagenesi, diventa una roccia littoide, prende il nome di arenite. Ok, quindi è una roccia con struttura stratificata, clasti di diametro compreso tra 3 mm e un 56esimo di millimetro. 3 mm è il diametro della ghiaia, un 56esimo di millimetro è il diametro del limo. Quindi hai clasti compresi tra quelli della ghiaia più piccoli di quelli della ghiaia, più grandi di quelli del limo. Cemento. Allora, chiaramente questa roccia non ha limo, si vede che la grana è solo quella di una sabbia, quindi come mai i clasti sono appiccicati l'uno all'altro? Devo immaginarmi che dell'acqua circolante, quindi io avevo i granelli di sabbia e l'acqua circolante ha deposto qualcosa in mezzo che li hanno incollati. Questo prende il nome di cemento. È di colore rosso e i cementi più diffusi sono due, la calcite e l'ematite, l'ossido di ferro. La calcite è in colore o bianca, l'ematite è rossa, quindi questo qui è cemento ematitico. Ok, quindi è un'arenite, è una roccia sedimentaria, facies fluviale. Roccia sedimentaria, facies fluviale, è un'arenite. Peculiarità, ha un cemento ematitico. Vediamo un'altra cosa. Guardate, una parte dei minerali deve essere sicuramente muscovite. Vedete come riflette la luce? La muscovite si usa per produrre le vernici metallizzate. Si chiama mica. Se voi andate a comprare una vernice e leggete mica, mica vuol dire che dentro c'è la muscovite, la mica bianca. Le miche sono due, la mica nera, la biotite che abbiamo visto nelle rocce magmatiche, e questa è la mica bianca, che è tipica delle rocce metamorfiche, anche nelle rocce magmatiche. Quando l'erosione distrugge le montagne, la mica viene liberata e finisce nei fiumi. La mica è un minerale molto resistente all'alterazione chimica. La mica contiene acqua, quindi non si altera, rimane molto a lungo fresca, sana, riconoscibile. Mica e il quarzo sono i due minerali tipici di sedimenti maturi, in cui il fiume ha trasportato per lunghe distanze il deposito, i clasti, e si sono salvati solo i minerali più resistenti agli urti, quindi più duri, o i più resistenti all'alterazione. La mica
è la più resistente all'alterazione chimica insieme al quarzo. Quindi io direi che è un sedimento maturo. Quindi una roccia stratificata con clasti più piccoli di 3 mm, più grandi di un 56esimo di millimetro, con un cemento ematitico, è tipica della famiglia delle rocce sedimentarie, di facce sfluviale, nome arenite, per peculiarità, siccome ha la muscovite, è un sedimento maturo, e siccome è rossa, ha un cemento ematitico. Nel prossimo video vedremo il campione numero 14.